il sindacato spesso è rappresentato come un moloch inamovibile. I cambiamenti del mercato del lavoro, i cambiamenti del lavoro sono spesso più veloci di quanto il sindacato riesca a inventarsi nuove forme di organizing, appunto, di organizzazione, di modo di essere vicino al lavoro. Il lavoro nella grande impresa consentiva di raggiungere gran parte, se non tutti, gli iscritti e coloro a cui il sindacato faceva riferimento. Oggi il lavoro è parcellizzato, oggi il lavoro è diffuso, oggi il territorio è il vero confine dell'impresa. L'idea è quella di trovare delle forme, non è facile, ma delle forme flessibili che possano meglio aderire a questo tipo di realtà e possono consentire all'organizzazione sindacale di intercettare il lavoro laddove effettivamente si produce. L'interesse, l'adesione, la partecipazione al sindacato anni fa era prevalentemente una scelta di carattere ideale, una scelta motivata da ragioni politiche o anche ideologiche. Uno dei veicoli attraverso i quali il sindacato interloquisce e intercetta un grande numero di lavoratrici e di lavoratori è ad esempio quello dell'offerta di servizi. Dalla vertenza individuale, cioè dalle attività di tutela individuale, il servizio legale piuttosto che i servizi che riguardano gli infortuni o la pensione. Il nostro mestiere è questo, noi non siamo altro che dei fabbricatori di contratti e di norme contrattuali che cercano di tutelare le persone. Io credo che ci sono forme sicuramente, all'apparenza sicuramente molto più determinate, molto più impattanti di quella che sceglie ad esempio la CGIL, e che però sono testimonianze, sono lotte fini a se stesse, il fatto che ci si risolve tutti nel dire abbiamo fatto una bella lotta, abbiamo resistito. Che cosa hai ottenuto? Nulla. Diffido sempre quando anche colleghi miei della CGIL o non della CGIL si mettono a fare a gara su chi è più duro e puro, perché io giudico e vorrei che tutti giudicassimo l'iniziativa di un sindacato dal punto di vista dell'efficacia per le persone a cui si rivolge, non dal punto di vista della gratificazione del sindacalista o della testimonianza che si può fare. E noi abbiamo in molti casi le mani legate. La nostra esperienza ci dice che il problema viene risolto nella maggior parte dei casi purtroppo direttamente da quelle persone lì, da quei lavoratori lì che decidono di non rivolgersi al sindacato, che decidono di rivolgersi al sindacato a rapporto di lavoro finito. Quello che cerchiamo di fare è innanzitutto il rafforzare i contratti di lavoro da questo punto di vista. Noi abbiamo esperienze di bilateralità, cioè di forme dove concorrono le organizzazioni sindacali e concorrono i datori di lavoro, una serie di cose che consentono all'organizzazione sindacale di avere un rapporto con questi che a quel punto lì non sono più dei lavoratori che sono costretti a nascondersi, a nascondere il fatto che sono andati al sindacato, perché altrimenti rischiano il posto di lavoro. E dall'altro lato il datore di lavoro sa che sta a un gioco dove una serie di cose sono risolte in una maniera appunto diversa.